No, Maria, no. Avete sbagliato. Questo è il secondo piano. Dovete andare al terzo. La vostra Maria sta là. Vigliacco! No, no. La mia Maria, sì. Stai qua. Esci che ci compromettiamo. No, ma... Io grido, eh? Senti. Esci che già sospettano. Un piccolo scandalo e saremo licenziati senza pietà. Mi devo giustificare. Vi ho sorpresi abbracciati. Quale giustifica? Avevo il metro in mano e le stavo misurando la circonferenza. Mm. E che ragione avevi di misurargliela? Si sta facendo fare una vestaglia da mia sorella. Mm. E adesso la misura la vorresti pigliare anche a me, eh? La devo, perciò sto qua. Zitto! Sento passi. Venga, venga, 7-8. La voce del direttore, 7-8, questa è quella. Farà vedere le due camere. Non è possibile. Aspetta. Vai a vedere. Sì, è lui. È lui. Sotto il letto. È Frank. Vai, vai, un momento. Come fai? Stavo facendo la pulizia. Ecco, le piace questa? Come dite? Questa le piace? Sì, a me piacerebbe, ma... Che ha capito? La camera, papà! Ho capito! Dicevo piacerebbe, ma me ne occorrono due. È terribile. E c'è anche quella. Sono i quali per comunicanti, sono il bagno. Bene, allora prenderò queste due. Dacci un'occhiata, vedi se ti va. Gliela fate vedere per piacere. Siete di servizio qui? Sì. E chi si muove? Resta in camera adesso. No, non perché? Esce. Perché? Più tardi verrò. Più tardi? Ma non è prudente, c'è mio figlio di là. Sì, più tardi. Ma non puoi proprio aspettare. Ma cosa ha capito? Non capo. Ti va? Sta bene. Bene, fatemi salire le valigie per piacere. C'è un'altra uscita di là? Si possono rendere anche indipendenti. Magnificamente, allora quella porta la chiudiamo. Il letto lo mettiamo per così, e così non ho a, avrò i piedi all'altezza della porta e mi godrò il panorama. Si può? Altro che. Grazie. Che aspetti? Hai sentito che si deve rimuovere il letto? Sbrighiamo. A questo pensavo. Sbrigati, facciamo un facchino e fatti dare uno in te. Sì. Quella guantiera. Come si trova qui quella guantiera? Chi l'ha lasciata? Che ne so io. Che ne so. Vengo subito. Non c'è fretta. Viziaccio maledetto. Per ogni camera dovete dimenticarvi qualche cosa. Va bene, dai. Non lo mortificate dai, più, direttore. Ah, che bella cosa. Sì, poter restare una settimana qua, chiusi dentro, senza uscire mai. Oh, che? Farci servire in camera. La vita del grande albergo. Papà,
Ma perché non siamo scesi in un albergo più modesto? Mai scendere nella vita, salire, salire sempre. Perché non siamo saliti in un albergo più basso? Per i tuoi futuri suoceri, per la tua fidanzata stessa, questa messa in scena ti era necessaria. Li potevamo ricevere a Casanotta, a Fuorigotta, no? E un giorno, le conferenze internazionali per darci tono le fanno nei grandi alberghi e sono chiacchiere. Tu oggi devi discutere una cosa importante, un matrimonio, un patto che ti dovrà legare per tutta la vita, e questa era la cornice adatta. Credi a me, non è vero che l'abito non fa il monaco. Come ti presenti così sei trattato, e tu oggi stai giocando una grande carta. La carta, la carta! Non mi capi, non mi capi, non dare. Ah, cosa è da farsi? No, adesso non è il momento, figliola. Un istante. Più tardi. Sotto il letto c'è un cameriere. Oh, che servizio, Lo faccia uscire. Sì, cameriere. Viene. Una tresca, Uscire. E queste cose, e quanto è lungo. Ma queste cose fate voi, Si conversava. Per non farci sorprendere dal direttore. Siete ficcati sotto il letto. Ma il direttore però deve sapere che voi due soffrite di questo male e che i vostri conversari non sono adatti per signorine. Perciò mi spiego il vostro spavento, nonché la necessità, a scanso di maggiori guai, di ficcarmi sotto il letto. E col frac addosso. È chiaro? Esatto. Tu sai Sant'Enna, sì? Altro che. E fanne tesoro, figlio mio bello. E adesso la grande preghiera di starmi zitto, Ho voluto assodare che state in difetto. L'intelligenza è un anello di brillante che non si può nascondere nel taschino del giletto. Potete andare. Grazie. Disponga pure di me, signore. E di me. Va bene, portatemi due completi all'uso vostro. Di nascosto. Bravo. E senza dimenticare la guandiera, quella ci vuole la guandiera. Sarà fatto. Grazie. Signore. E il letto? Sta bene dove sta. Va bene. E per la colazione siamo a posto. Più tardi arrivano due completi, hai capito? Vai a vedere sotto il letto tuo, può darsi che c'è pure un pranzo. Papà, ma tu non tieni nemmeno un soldo. Per pagare qua? No, oggi ho definito la polizza l'assicurazione sulla vita per 200.000 lire. Domani quindi la mediazione e pago. E se domani non te la darà? Ci fermiamo un altro giorno. I conti in albergo si pagano ogni settimana. Poi alla banca mi è rimasto uno cheque di 3.000 lire. Di chi? Mio. Scritto da te? Ma è sempre uno cheque a vuoto. È a vuoto, ci sta una copertura di 350 lire. Manca una differenza di copertura. E quando ho scritto lo cheque i soldi ci stavano. Poi ci siamo dovuti equipaggiare, o no? Sicché ci siamo ridotti agli estremi. Agli estremi? Così vestiti. In un albergo di rimorsi, alla vigilia di fare un vistoso matrimonio e prenderti una laurea. Ma è tutto poggiato sul vuoto. Ed è un vuoto da colmare, i vuoti si colmano. Ma come fai? E come ha già fa? Tasse, libri, la mia esistenza per 3 anni ancora. E che faceva? Restavi con la licenza liceale? L'impiego. L'impiego? Sì, così potrò darti un aiuto. Ah sì? E che guadagneresti? 500, 600, 700 lire al mese massimo. E io mi sono dissanguato tutta una vita, una vita di stende per farti studiare, ci arrestiamo a 3/4 di cammino. Allora bastavano le elementari, addì impiego, addì matrimonio, il crollo completo. Ma va, non farmi ridere, stai tranquillo, assolverò tutto intero il mio compito. Sono bastato per 20 anni, stato poco ce la faccio, non ti preoccupare. Permesso. Avanti. Buongiorno. Poggiateli. Altro? Per il momento no, potete andare. Signore. Chiudo la porta. Fate bene. Che guai? Che hai combinato? Persa, fa colazione, non aspettare, aspetta, carrozza. Il mondo è dei forti. Dei furbi e degli audaci. Vivere con gli occhi aperti. E saper sfruttare una situazione a proprio vantaggio senza danneggiare nessuno. Qui però c'è il danno del proprietario dell'albergo. Cosa è una società anonima? Il danno fa parte dell'ammortizzo. È quel tanto che si logora fra le entrate e le uscite, il dare e l'avere. In tutte le società anonime c'è una contabilità a parte, profitti e perdite. Perdite inevitabili. E chi è che non ha perdite? Chi?
La cannola perde l'acqua, il motore perde un colpo, il serbatoio perde la benzina e questi stanno perdendo due completi. E noi non stiamo perdendo tempo. E allora l'esistenza è tutta una catena di sfruttamento, è così la scienza. La radio sfrutta le onde sonore, la centrale elettrica sfrutta la corrente del fiume, la vela sfrutta il vento, è il mondo che cammina sfruttando. L'umanità è sfruttata e a sua volta sfrutta. Sei un miracolo. Che miracolo, ti sto dicendo cose che non troverai mai scritte nei libri. Una specie di manuale pratico che ho imparato a mie spese. Il vademecum dell'iniziativa privata. Avanti. No, no, un momento, non è entrato, sto scomposto, che è entrato? Qua va. E se è qualcuno che non possiamo far vedere? Nascondi sta roba, tu vai, lì va. Lì va, questa roba, fa presto, muovete, fa presto, muovete, sta sotto, lo, ehi, lo, poi. Ecco, riposa in pace. Avanti, avanti. Ah, il facchino, le valigie. Come devo mettere? Qua, questa la date a mio figlio. E l'altra. A me, eccola qua, grazie. Ma perché non l'avete salita in due volte, benedetto il cielo? Se no il direttore dice che io sono vecchio, già parla di farmi licenziare. E voi per smentirlo? Carico peggio di un asino. Deve essere un po' cattivello però questo direttore, è vero o non è vero? Una carogna. L'ho sentito pure poco fa con la cameriera, l'ha trattata male, povera figlia. E dire che è venuto qua, cameriere anche lui. Ah sì? 3 anni fa. Ah, carriera rapida, E che ci volete fare, la moglie? Una bella donna. E cameriera anche lei. Ed oggi è la vice amministratrice. E il marito fa il direttore. Mannaggia che non posso parlare! E che volete dire? Più di quello che avete detto. Pietro! Pietro, qui si sta maturando pure il pranzo! Pensione completa! Perlomeno, spero! Andi, avanti, avanti, avanti! Là, là, nella tomba di famiglia. Là. Si è messo sugli attenti. Per forza, basterebbe una parola mia, un licenziato sotto colpo, ma che scherziamo. Sentite, fatemi la cortesia, portatemi un po' di buste e foglietti intestati dell'albergo. Sì, signore. Ti sbrigherai tutta la corrispondenza, Signore. Sentite. Sì. Chi è l'amministratore delegato? Il commendatore Astarita, signore. Scapolo? Ammogliato. Abita? In un appartamento al 5° piano, signore. Con la signora? Sì. E il direttore? In un altro appartamento a fianco. Con la vice amministratrice? Chiaro? Esatto. Potete andare. Signore. Chiudo la porta. Se vuoi voler. Dico bella cosa. E giudice saresti stato. Per non aver studiato, ma trova così. A che ora devono venire i tuoi suoceri? Verso le 11. In macchina o in treno? In macchina. Verrà anche Elena, voglio sperare. Non credo. Come non creda, se essa ti vuole bene, i genitori aspetteranno. Ah, per il padre la laurea è condizione assoluta. E lei ha ragione, fa benissimo. Anch'io se avessi una figlia bella, giovane, ricca, virtuosa, come dici tu, sarei esigente ugualmente. Ma come farai tu? È perciò che con ogni mezzo ti dovrai laureare. Dove la troveresti più una fortuna simile? Dove? Dove la troveresti più? Ma come farai? Non ti preoccupare di me, economie. Poi tutto quello che non si spende si economizza. Comincerò a non pagare più né tram né autobus. E come fai? E come faccio? Monto sulla vettura e mi distraggo. Che? Sono distratto, non posso essere distratto. E quando viene quello del biglietto? Caccio la moneta e chiedo la località di un'altra linea. Il signore ha sbagliato, mi scusi, sa. Essendo distratto. Per cortesia, alla prima fermata mi faccia scendere. Intanto del cammino ne avrò fatto. Non ti va? Ma è una truffa. È un espediente. Truffa sarebbe se io mi dichiarassi abbonato. Mentre io abbonato lo sono ugualmente senza dichiararlo. Estendi questo sistema a mille altre ingegnosità. Ma se queste ingegnosità si vengono a scoprire? Sconoscendo il fine perché le ho fatte, ognuno di esse diventerà una foglia di lauro e tutte quante messe assieme diventeranno la mia più bella corona d'alloro. Ma perché non sei ricco? Che ci può fare? E ricordati che per fare economie non mi sono sposato più. Avevo già te. Avanti, avanti, avanti. Cancelleria. Sbrigati tutta la corrispondenza. Vai, fai presto. Muoviti. Mi fate salire per piacere un momento il direttore? Per il fatto che riguarda me. No, per il fatto che riguarda lui. Non mi va bene.
Signore, dopo le lettere le da me, le imbuco io. Non occorre, potete andare. Grazie. Prego. Chiudo la porta. Andateci alla sbarra, re. Ma che vuoi fare? Scrive, non ti preoccupare, come vedi, non mi poggio su di una sola persona, il fine giustifica il mezzo. Poi, non mi poggio su di una sola persona, è nel quantitativo stesso che polverizzo il danno. Sarò quella pioggerella d'estate sottilissima, irridiscente, che al volto si poggia con lieve carezza. Manca la poesia, no? Che capisci? Avanti. Adesso non è possibile, aspetto gente, mi dispiace. Più tardi. Va bene, signore. Grazie. Sentite. Sì. La signora dell'amministratore delegato, come vede la moglie del direttore? E a pescare le pambe, so parlo tu o parlo io, a manca sempre. Il pane è caro a tutti. E qua per la pagnotta stiamo discutendo. La signora stento la saluta. Sa. Sospetta. E sopporta. Perché non avrà avuto ancora la certezza. Ma la prima scintilla. Oh, scoppia la bocca. Si può? Va bene, ne riparleremo allora che vi ho detto io. Va bene? Come vuole. Mi ha fatto chiamare? Volete chiudere la porta, per piacere? Accomodatevi, prego. Prego. Devo comunicarvi una cosa di importanza capitale. Dica. La sola parola capitale che dice l'importanza della cosa. Giusto. Roma capitale, esecuzione capitale, ti tagliano la capa e ti servizi. Come vedete, tutto ciò che è capitale ha un valore. Chi non ha capitale è un poveraccio. C'è il capitale morale, ma con quello non si mangia. E quando si è dissipato non si può rifare più. Bene, ma qual è questa cosa di importanza capitale che mi riguarda? È che voi, mio egregio amico, vi siete costituito un capitale in denaro sfruttando un capitale in natura. Io? È quello che assoderò. Scusi, lei è venuto per mettermi una tassa? Non ho un tasso. E un agente? Privato. E quale sarebbe questo mio capitale in natura? Vostra moglie. Mia moglie. Indicazioni precise. Io rappresento qui l'occhio vigile, l'orecchio teso, la mano allungata della moglie dell'amministratore delegato. Ah. E devo fare una relazione dettagliata, giurata e documentata sulla vostra attività bipede. No, signora, ma... Da quando foste assunto come cameriere con vostra moglie fino alla grattacielica ascensione. Ah, alla signora? Vivo di questo, faccio il mio mestiere. Strano. La signora indubbiamente avrà le sue buone ragioni per agire come agisce, ma voi non vi preoccupate, io sono un amico. Oggi mio figlio si dovrà incontrare con i suoceri e la fidanzata. Farà un grande matrimonio. E se tutto come mi auguro riuscirà benissimo, vi saranno le grazie, l'amnistia. Capito? Faccio i miei voti più fervidi e faccia conto intanto di stare a casa sua. Grazie. E per qualunque cosa a sua completa disposizione. Non me lo dica. Ma per carità, no, per carità. Scusate un istante, fatemi cambiare questo check. Ultimo. 3.000? Già. A un mese? Sì. Ecco, mi permetto di farlo osservare che giusto l'articolo 340 del codice di commercio, un assegno può essere pagato soltanto a vista o in un termine non maggiore di 10 giorni. Lei può mettere un assegno a 10 giorni, non a 30. Avete ragione, non me ne ero ricordato, scusatemi. No, mi dispiace solamente che non ne ho più per poterlo rifare. Facciamo così, tenetelo voi, Lo passerete alla banca con 20 giorni di ritardo. Ma a me non arriva la cifra. Ho capito, non vi preoccupate. Me lo farò cambiare dalla moglie dell'amministratore delegato. Che somma le occorrerebbe? Voi quando me potete dare? Besticcioli, 200-300 lire. Ma sai, bastano 150 lire. Sì. Sì, poi piano piano. Ma come? Sì, quando che mi occorre ci metteremo d'accordo, non vi preoccupate, state tranquillo. Sono arrivati. Grazie. In macchina, c'è anche... Bene, i suoceri e la fidanzata di mio figlio, per cortesia, volete riceverli ed accompagnarli qui? Subito. Grazie. Oh, fatemi una cortesia, fatemi affrancare questa corrispondenza e fatemela imbucare. Alla stazione. Grazie mille, grazie assai. Benissimo, grazie. A posto, a posto.
Sei diabolico! Niente, stiamo a posto, ti possiamo invitare pure a pranzo. No, papà, vuole pranzo. Signore, lasciami fare, state zitta, non ti preoccupare. Papà, no. Pronto? Per cortesia, fatemi apparecchiare un tavolo per cinque. Sì, una colazione per cinque. Ma non uscite, sì. Nel salone grande. Sì, grazie. E cinque vermouth in camera, subito. Oh, mi raccomando, i bicchierini con l'orlo zuccherato. Chi te l'ha dato questo danaro? Grazie, lo direttore. Lo direttore, ma non dicevo sugli check. Lo check? State tranquillo, ma di che ti preoccupi tu? 150, alla banca ce ne stanno 170. E poi, che fa? A 30 giorni, i soldi usciranno, non ti preoccupare. Tu che hai fatto? Pensa a te, che lo direttore sta inguaiato, ha fatto l'affare. Li riceverai tu, ricevali tu, hai capito? Io li faccio fare poco d'anticamera per farti trovare brillante, sfumante. Ma brillante e sfumante! Brillante, sfumante! Che vuoi fare? Che cosa vuoi fare? La donna vuole questo, linguaggio superlativo. Mai tirarti dietro, qualunque cosa, telefono, ordine, comanda. Sì. Tu sei un gran signore, sei figlio a me. Qua tre sono i potenti. Tuo padre, un re, è chi non tiene niente. Non ho potuto. Un mago. Pietro. Elena. Pietro. Elena, che c'è? Papà, viene per rompere il fidanzamento. No. Una lettera anonima. Gli hanno scritto che tuo padre è un imbroglione. No. Che non ha fatto mai niente. No. E che tu sei degno figlio di tuo padre. No, eh. Figurati, papà mio. Ma per una lettera anonima io trovo avventata questa sua decisione. È gente che ci vuole male, che ha interesse di ostacolare il nostro matrimonio. Assumesse personalmente informazioni, no? Arriva. E tu? Che ne pensi tu? O tua, o di nessuno. E papà si giustificherà, figurati. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Ciao. E papà? È di là. Le dirà che le lettere sono partite. Grazie. Altro? No. Permesso? Che vista, eh? E l'albergo quanto è bello! E che servi tu? Ah, quello è il direttore. Ah. Chissà quanto costa tutta questa eleganza. E poi, due camere. E via tu? Sì. Ma pagherete molto qua? Non so. Ma non credo. E non credo. Rosy, questi si trattano come due principi. Hai visto che lusso? Oh, ma com'è possibile questa lettera? Gaeta, vediamo bene. Qua si tratta di una figlia. Parlaci chiaro, questo don Raffaele. La lettera, fagliela leggere. Vediamo come si regola. E se no, spezza. Permesso. Qui cominciamo con i complimenti. Per favore, non mi mettete in cerimonia. È un bicchierino di vermouth. Papà! Pietro? Papà! Eccomi, sono qua. Oh, Pietro, cioè non mi chiamavi, che figura, no? Donna Rosa, ben arrivati. Ben arrivati, sono tutti soldi miei. Soldi miei. Avevo spiccioli in tasca così. Bene, bene. Vogliamo brindare alla loro felicità? Cin cin! E salute! Beh, non ci vogliamo sedere? Sedetevi. Voglio sperare che resterete a pranzo con noi, non è no, vero? Grazie, no. Troppo fastidio. No, che fastidio, voi non siete mica delle persone strane. E poi ho già dato disposizione. Ah, giù, nel salone grande. Sì, ma sì, no, siamo vestiti così da viaggio, no. State benissimo. Sentite, se mi rifiutate è una mancanza di riguardo che non penso di meritare. No, il signore, ho detto a mio fratello che ci sta a Napoli con la moglie e le due figliole, di venirci a prendere all'orario di colazione. Così mangiamo insieme e poi torniamo insieme al paese. E va bene, invece di cinque siamo in nove, avviso subito il direttore. Ma lasciate stare, per favore. Ma vi prego, a me che cosa mi costa? Una telefonata. Scusate. Ma perché non andiamo a mangiare a Posillipo? Adesso non volete mangiare più. Eh? No, dicevo perché questa non è la stagione adatta. Ah.
E poi il direttore si offenderebbe, no? Ah, è tanto una cara persona. Ah, no? E io lo dicevo così per stare più all'aria. Ah, vabbè, faremo aprire i finestroni. Ah. Ci sono i ventilatori. Sì. Poi qua sappiamo quello che mangiamo. Insomma, qua si mangia. No, certamente pagherete di più. No, vabbè. Questo non mi dovete preoccupare. State tranquilla, signora. Andate. No, pronto? Sì, i 5 per cortesia, avvisate il direttore che diventano 9. Sì, è già un tavolo più grande. Sempre nel salone grande, sì. Possibilmente al centro del salone perché è gente che va guardata, va veduta. Grazie assai. Oh, e questo vuole fare. Tu che sei a Bellezze quando uno vive nei grandi alberghi. Telefono, ha telefonato, tutto fatto. Sono veramente felice di avervi qui con me. Dunque, si quaglia? Gaetano, parla tu. No, parla tu. Papà, parlo io. Ma è successo qualche cosa? Oh, una lettera anonima. Oh, mascalzoni. Ah, e questa era la vostra riservatezza. Pietro, telefono che aggiungesse lo champagne, te voglio bene. Ma lasciate stare! Vi prego, abbiate pazienza, ma non mi fate ridere, scusate. Si può leggere questa lettera anonima? Gaeta, dagliela. Divertite. Sì, va. Lettera anonima. Siamo all'epoca ancora delle lettere anonime. Questa è gente che non si può fare i fatti loro. Amadino si alza, non sa cosa fare, facciamo una lettera anonima a Don Gaeta. mannaggia bobba. Dunque, caro amico, e voi pigliate sul serio il caro amico? Leggete. Boh. Don Raffaele è un imbroglione. No, mi dispiace, questo non lo accetto. No, cominciate a denunziarmi tutti gli imbrogli che ho fatto a voi, avanti. Va bene, a noi no. Oh, per la verità. Quindi sarete i primi a smentire. Passiamo a presso. Telefono cameriere, direttore, scusate, per farvi vedere come sono tenuto in considerazione in quest'albergo. Va bene, lo abbiamo visto. È un mondo di inchini. E per forza, io ci passo 6 mesi all'anno, sverno. Siediti. Don Raffaele è un imbroglione, puntine, Pietruccio è il degno figlio di suo padre. Grazie per il complimento. Hanno creduto di farti un'offesa. E invece mi ha fatto un elogio. E capita a chi ti sposa tu, oh figlia mia, sangue del sangue mio, figlio a me. Come il padre non fece mai niente, eh? E a questi chi l'ha fatto studiare? Perlomeno questo l'avrò fatto, sì, questo. Sì, ma la lettera parla di una professione, un mestiere. Voi che cosa avete fatto? L'assicuratore. Assicuratore. Sì, e tante altre piccole cose. E se no di che vivevo? Come lo istruiva a Pietruccio? Quello della madre me lo lasciò a 6 mesi, io me lo sono allattato col biberò. 10 anni in collegio, 2 guerre, una rivoluzione, papà, tutto quello che c'è. Leggi la lettera e discuti con calma. E come stanno facendo una requisitoria? Ma come noi? Ma voi ci credete? Se no staremo parlando d'altro. Ma pare di stare all'Assisi. Oh, sentite, siete voi che vi riscaldate tanto. Ma sentite toccare. Ma che toccare? Fatemi una cortesia. Alla fine dei conti Pietruccio deve sposare vostra figlia. E vostra figlia non deve sposare me. Quando Pietruccio sarà laureato c'è stata fare tanto di cappello fino a terra. Mannaggia. Se io non sapessi che quello le vuole tanto bene... Non gliela dareste? No! Ecco, e noi per la stessa ragione siamo venuti qua. Ah, perché se no non ci sareste venuti. Ah, neanche tirati dai buoi. Parola mia d'onore. No, non giurate voi, non giurate che mi credo. Ma quella di Pietruccio le va pazza. Ebbè, io la piglierei a schiaffi. Come la piglieresti a schiaffi? Ma si capisce. Vedete un po' se è il caso di piangere in quel modo per un fidanzato. Modestamente per un fidanzato che ne vale la pena. Per forza, quello mio figlio ha ereditato il mio fascino. Oh, papà! Il vostro fascino. Ma perché adesso ve lo sto imbrogliando, nero. Chiamma bella, facciamoli sposare. Dobbiamo fare o non dobbiamo fare la loro felicità. Di meglio non troverebbero sia lui che lei.
Ma io devo vedere mia figlia a chi si sposa. Un signore, papà. Ben degno di entrare col padre a far parte della vostra famiglia. Come? Col padre? Senza padre, quando vorrò vedere mio figlio può farci discendere abbasso il suo palazzo, va bene? Esagerazione questa. Sì, sì, va bene, sicché la lettera anonima è una calunnia. È una calunnia! E se no facciamo una cosa, sì. Firmatela voi. Assumetevi voi tutte le responsabilità. Io vengo al pastificio e mi mangio tutti i maccheroni. Guarda che proposito. Beh, che tempo ci vuole ancora per questa laurea? La verità. Sentiamo. Tre anni? Beato chi lo vedrà. E perché? Niente di me. Ma perché voi non vivrete ancora 3 anni? Io per questo potrò vivere 100 anni ancora. Mille per 100 anni. È appena un mese che si conoscono. Sono giovani. E allora? D'accordo. D'accordo. Va bene. Aspetteremo la laurea. Sei contenta, no? Tanto. Laureato con una moglie bella, giovane, ricca, vicina e padrone assoluto di una grande azienda. Già me l'hai espropriato. Ci espropriato. Ma che dito, Gaeta? Sembra quello va a finire. Aspettate che lo faccia io. Va bene. Beh, vogliamo andare a mangiare. Aspettiamo dei parenti. Io mi vorrei lavare un po' le mani. Anch'io, veramente. Di là, compagni, di là. C'è tutto. Facciamo tutto, vieni. Bagno, accomodatevi. Don Gaeta, senza complimenti, se vi volete fare un bagno pure voi. Me lo sono già fatto io, a casa mia. Io sono pulito. C'è una spazzola per voi? Sì, c'è una mazzata ancora, c'è una cosa da fare. Un bagno, io non capisco. Ma che pensi? È tutto bene? Sì, tutto bene. Tutto bene fino a un certo punto. Perché? Tre anni sono troppi, 3 anni. E allora abbandoniamo tutto. Tante cose. Cioè, abbandoniamo tutto e mi metto a lavorare. Metto a lavorare, sì. E ovvero a fogare, papà. No. Dimmi una cosa. Quali sono stati i rapporti tuoi con Elena? Sempre molto seri, papà. Mai stata solo con te? È che io mi ricordi, no? Qualche passeggiata, qualche gita, ricordati bene. Sì, ma sempre in compagnia della madre, là. Soli mai? Sì, una volta. Ah. Andammo alla posta. Soli? Sì, un mese fa, quando andai a parlare col padre. Pochi giorni dopo che mi ero presentato al padre. E dopo tornasse subito a casa? Sì, subito, perché Elena si sentì un po' male. Anzi, appena arrivati a casa fu colto da un piccolo capogiro. E fu notato questo capogiro? E altro che, c'era il padre lì. Beh, vai di là. Vai di là, vai a vedere se vogliono qualche cosa, vai. Vai. Don Gaetano. Solo voi. Don Gaeta, chiudete la porta. Gaetano, acquistiamo tutta la forza, tutto il coraggio e corriamo ai ripari. Ai ripari? Mio figlio non può aspettare 3 anni. Come non può aspettare? Non deve aspettare. Perché non? Non vuole aspettare. Perché non vuole? E nemmeno Elena deve, pure vuole aspettare. 3 anni sono troppi per come si sono messo le cose. E mio figlio è sempre un ragazzo. Ma spiega. Gaetano. Non una parola, non un accenno, non uno scatto, altrimenti avverrebbe l'irreparabile. Ma che è accaduto? Gaetano, siamo nonni. No, Gaetano, calma, Gaetano, ti prego. Calma,
Calma, che tu ci ha commesso il fatto e riparerà sacrificio. Il signore è un suo dovere. Andiamo giù, che stanno i parenti vostri. Ma cosa volete fare? Lo scandalo, il ridicolo. Diventereste la favola di tutta Gragnano. Pensate allo stabilimento e agli spaghetti. Sì, allora è stata tutta una cosa combinata. Ah? Sì, l'appuntamento posso venire qui? No. Sì, la premura di Elena ha trascinato. No, no. Lo sapevate? No. L'ho saputo solamente adesso. Soltanto adesso me l'ha confidato mio figlio. È un dettaglio che ho saputo in questo momento. E me lo chiamate dettaglio? Chiamiamolo particolare, come volevi chiamare? Ecco perché ci ho messo in croce a me e alla mano. No, signore. Come? Elena ha seguito il nostro dibattito col pianto agli occhi e con la morte nel cuore. Elena. Perché sapeva che noi due dovevamo decidere la sua condanna. Elena. La colpa è vostra. Mia? Sì. Permetteste che si vedessero da soli? Quando? Un mese fa, quando Pietruccio venne a Gragnano da voi. A me? Li mandaste alla posta. Un mese fa? Andai alla posta. Alla posta. Ah sì, perché c'è la pratica lì. Ah sì, sì, e fu allora che... Allora. Gaetano, non c'è tempo da perdere. Bisogna farli sposare subito. Subito? Sì, subito. E nemmeno Lario saprà la cosa. Ah, si capisce. Confessare alla madre, no! No, avrebbe una tragedia. Farebbe una malattia. Gaetano. Allora. Siamo uomini. Lo sapremo in quattro, o per meglio dire in tre. Io avviserò la ragazza che non si confidi con nessuno, nemmeno con la madre. Ah, si capisce. Voi ad Elena nemmeno una parola, eh? Non è bello che essa sappia che voi sapete. Ma questo matrimonio così affrettato... E va bene, va bene. Diremo che è stata una vostra decisione. A un certo punto interverrete dicendo no, mi dispiace, da tre anni e tre anni. Bravo, tre anni sono troppo. Io non posso aspettare tre anni. Io posso morire da un momento all'altro. Io vi ringrazio. Voglio vedere mia figlia sistemata. No, dite così. Questo si spiegherà benissimo, perché poco fa l'affare dei tre anni voi avete espresso il vostro disappunto. Già. Elena crederà in un miracolo. È mia moglie. Ad un vostro funesto presentimento per una possibile fine. S'è fissato. Senza precipitare facciamo le cose. Tutto fila. Già, tutto è onesto. Meglio di così. Si muore. Si muore. Su, dai, su, che vedete. Permesso? Scusate, aspetto i parenti di mio figlio. Accompagnateli qua appena vengono, per piacere. Ci sarà il direttore ad attendervi. Grazie. Prego. Pietruccio farà l'università ugualmente? No, ci tengo. No, questo è un mio vecchio sogno e non tragico. La frequenterà da ammogliato e in casa vostra. Intanto accudisce l'azienda. Sono interessi suoi vivi. Per quello che deve fare, per quello che deve fare la licenza liceale gli basta. Scomba, non va che pazienti, scomba. Imparerà a sue spese. No, a mie spese. Va bene, si può? Avanti. I signori parenti sono arrivati, li ho fatti accomodare nel salone. Bene, siete molto gentili. Modesto omaggio augurale per la coppia felice. Anche i fiori, direttore, ma siete amabile. Scendo subito. Servito c'è il verno, tutto a posto? Tutto in ordine. Permesso. Grazie assai, grazie. Adesso che andiamo a tavola, mi raccomando, voi non parlerete più dei tre anni. È chiaro? E poi a casa detterete le vostre ultime volontà. E poco. Di farli sposare subito. Gaetano, confortiamoci a vicenda. Poco fa, quando Pietruccio mi ha confessata la cosa, io sono svenuto. Lo svenimento è breve, ma sono svenuto. Anche i fiori. Giù da volta, giù da volta. Fra un mese sarete sposati. No! Ho detto a Don Gaetano che fratello, ma... Fra me e è avvenuto l'irreparabile. Tu che hai combinato? E che aspettavo? Tre anni! Ma è la madre!
non saprà niente. Vedo che Dio. Avrà interesse a dire così, ci parlo io, state tranquilli. Gaetano! E giù con gli altri. Vogliamo andare a tavola? Vai, Pietruccio, dai il braccio a tua suocera, dai. Mamma. Dai il braccio a tua suocera, fiori ad un fiore. Pietruccio, sposi un angolo. Papà. Vai. E allora, saresti contento di sposare tra un mese? Volesse Dio. Fatto. Che? Ho detto a tuo padre che fra te e Pietruccio. Tra me e Pietruccio? È successo l'irreparabile. Non è vero. Pensaci bene. Ti giuro. Lo so, ma ormai l'ho detto. Che avete fatto? La vostra felicità, signora,